Bentrovati, fuori classe! Vi è piaciuta la prima ricetta sulla cotoletta alla milanese? Tenetevi forte! Oggi presenteremo una nuova ricetta. Di piatti milanesi famosi ce ne sono tantissimi e uno di questi, forse il più conosciuto al mondo dopo il panettone, è il risotto alla milanese. Brodo di carne, soffritto di cipolla, un po' di burro. Ma cos'è che rende il risotto alla milanese davvero unico? Lo zafferano. Zafferano che in realtà in passato non era un alimento, bensì un colorante. La storia del risotto alla milanese si intreccia indissolubilmente con uno degli edifici a noi più cari, il Duomo di Milano. Ma lasciate che vi racconti questa leggenda. Sul finire del 1500, il Duomo era ancora un grande cantiere, con all'opera migliaia di maestranze provenienti da tutta Europa. Tra questi, vi erano gli artigiani che dovevano occuparsi di realizzare le stupende vetrate che anche oggi possiamo ammirare. La veneranda fabbrica del Duomo aveva chiamato al suo servizio gli artisti di una bottega belga, abilissimi nella colorazione del vetro. Tra questi vi era il mastro vetraio Valerio di Fiandra, che si era trasferito a Milano con la moglie e la figlia, a cui era profondamente legato. Gli anni passavano e ben presto per la fanciulla arrivò il momento delle nozze. Il padre desiderava organizzare per la sua unica figlia una festa e un banchetto indimenticabili. Decise quindi di cucinare personalmente i piatti per il pranzo di nozze, che si sarebbe tenuto l'8 settembre 1574. Nei giorni precedenti, il mastro vetraio diventò matto per farsi venire in mente un piatto che lasciasse tutti i commensali sbalorditi. Poi, di colpo, trovò la risposta in un ricordo. Si trattava di un episodio avvenuto qualche mese prima nei laboratori del Duomo. Mentre stava miscelando i pistilli di zafferano per colorare di giallo una nuova vetrata, i suoi compagni si avvicinarono a lui sorridendo e dicendo: «Valerio, voi siete ossessionato con questo zafferano! Finirete per mangiarlo!» Ecco la risposta che tanto cercava: unire lo zafferano a una delle preparazioni tipiche di Milano. Fu così che l'8 settembre Mastro Valerio servì agli invitati esterrefatti il risotto con lo zafferano. Il riso, così preparato, piacque a tutti, sia per il sapore che per il colore. In un'epoca in cui si attribuiva all'oro, o in sua mancanza alle sostanze gialle, un'importanza anche farmacologica. E in breve tempo, questo nuovo modo di preparare il riso si diffuse in tutta la città. E adesso che conoscete anche questa storia, è ora di rimboccarsi le maniche e di cucinare. Chiedi, come al solito, aiuto ad un genitore. È importante fare tutto in sicurezza. Prepara tutti gli ingredienti sul piano di lavoro. Li trovi in descrizione. Metti in una padella antiaderente un filo d'olio e un pezzettino di burro. Taglia a pezzettini la cipolla e falla soffriggere. Aggiungi il riso, facendolo tostare per qualche minuto. Mescola bene in modo che assorba il condimento. Nel frattempo, fai sobbollire in una pentola il brodo di carne, non di dado. Aggiungi un mestolo alla volta, finché non viene assorbito bene dal riso. Aggiungi lo zafferano in polvere. Dopo circa un quarto d'ora, 20 minuti, il riso dovrebbe essere pronto. Fai attenzione che sia al dente. La cottura è ultimata. Aggiungi il burro e il grana e fai mantecare. Se hai i pistilli di zafferano, ricordati di metterli nel brodo bollente in modo che rilascino tutte le proprietà e il bel colore giallo. E voilà, il riso è pronto! Speriamo che anche questa ricetta vi sia piaciuta.
Ci sentiamo settimana prossima. Un abbraccio fuori classe e buon appetito!